che cosa si sono detti i dipartimenti disciplinari e interdisciplinari rispetto al lavoro sul curriculum. Ce l'avamo lasciati al collegio del 13 di maggio dicendo il curriculum è quello sul quale ricondividere il curriculum, condividere e lavorare sul curriculum è quello che dobbiamo darci come obiettivo. I dipartimenti si sono visti successivamente al collegio e avranno cominciato a fare qualche pensiero. L'idea era quella di provare a condividere questi pensieri tutti insieme in modo da poter trarre anche eventualmente spunto gli uni dal lavoro degli altri in qualche modo. Se volete io vi racconto quello che è successo nel dipartimento di matematica. Nel dipartimento di matematica abbiamo innanzitutto, come dire, noi avevamo il problema che nell'ultimo periodo, negli ultimi due anni via via, avevamo quasi completamente perso l'uso delle verifiche, diciamo così, comuni. E ci siamo dette che per l'anno prossimo quello deve essere, come dire, prioritario, perché dalla verifica comune discende poi anche la necessità di una programmazione comune, di un lavoro comune, perché se poi ciascuno invece fa per sé non ha neanche poi tanto senso vedersi per programmare insieme. Quindi intanto darci come obiettivo quello di ritornare prepotentemente alle verifiche comuni. Abbiamo dato il compito per questa prima, diciamo per quella che avevamo il compito di, ci vedremo poi anche nei prossimi giorni, di lavorare su un'unica didattica come prototipo di modo di lavorare. Per cui abbiamo preso questa unità didattica, l'abbiamo messa su un Google Doc con la possibilità quindi per ciascuno di noi di condividere, di lavorarci sopra, e abbiamo provato a scrivere cosa effettivamente poi facciamo in classe e che cosa invece è dichiarato, provando un attimo a mettere a confronto il dichiarato con quello che è invece il curriculum attuato rispetto a quella unità didattica. Ci si è visti, se ne è discusso, la discussione continua, in parte in presenza attraverso un paio di riunioni, in parte invece a distanza attraverso un documento condiviso sul quale tutti noi possiamo scrivere e quindi possiamo. È ovvio che alla fine dell'anno il lavoro è tanto su tanti fronti, quindi non è che il lavoro sia andato proprio sprombattuto, è un po' lento, però comunque è una prima modalità. L'abbiamo fatto su un unico segmento di unità didattica. L'idea è quella poi di provare a esportare questo stesso strumento sulle altre unità didattiche, alcune delle quali già pubblicate come testa qui, altre invece proprio assenti dalle VDS completamente. Quindi questo è quello che ha fatto il Dipartimento di Matematica. Ma per il laboratorio tecnico scientifico abbiamo provato a partire dai percorsi su cui c'era già stato durante questo anno un pochino più di scambio, in particolare geografia quantitativa di prima e di seconda, invece di cominciare all'unità dove proprio eravamo più indietro. Quindi la decisione che abbiamo preso è stata: recuperiamo lo scambio che c'è già stato in piattaforma e completiamolo, arricchendolo di materiali utilizzati e arricchendolo di punti di vista e di riflessioni su quello che ha funzionato, su quello di più e quello che ha funzionato di meno. Da quello vediamo di trarre le fila e di creare, se non c'è ancora sul sito dell'UDS, un'unità che possa tener conto della realtà oggettiva di quello che è successo quest'anno. Quindi lavoro con questo, cerchiamo di partire da quello che c'è già e da lì ci rafforziamo come modo di lavorare per poter poi andare ad affrontare le parti più difficoltose quando siamo un pochino più consolidati. Noi non abbiamo avuto modo di vederci molto come dipartimento e comunque penso che lavoreremo sul profilo dell'alunno in uscita e quindi rivedremo un pochino le varie voci che riguardano la lettura del testo visivo e poi abbiamo pensato di prendere le esperienze migliori di ciascuno di noi per metterle assieme e creare qualcosa di inedito e nuovo, assolutamente. E come Dipartimento di Storia, durante l'anno si è lavorato in particolare su alcune unità del curriculum condiviso, soprattutto perché c'era da costruire un'unità intera che mancava e quindi soprattutto le classi terze hanno lavorato su questa parte.
ci sono delle unità che sono ancora in bozza, che vanno revisionate, e come decisione di intervento come gruppo abbiamo un po' di difficoltà ancora a coordinare l'attività per bene sull'intervento da fare sul curriculum, perché le decisioni non sono state ancora prese in maniera molto chiara. Così come, ma questo dipende più dal dipartimento interdisciplinare, è stato fatto molto lavoro su alcune unità di educazione al patrimonio, mentre si è arenato in parte il lavoro e l'attività di educazione al patrimonio delle prime. Riguardo al lavoro da fare sul curriculum, soprattutto sono da terminare alcuni lavori su unità che sono ancora in forza e sulle quali stiamo pensando. Uno dei punti che è emerso con maggior forza è il fatto che come gruppo abbiamo individuato l'esigenza di un maggiore coordinamento sul curriculum, sullo svolgimento del curriculum, soprattutto con il gruppo di lettere, perché dove abbiamo trovato maggiormente punti che sarebbe importante poter sviluppare, che invece abbiamo poche occasioni per poter fare. E per la parte di geografia la discussione si è concentrata soprattutto sul fatto che avremo bisogno di incontrarci con il Dipartimento di Matematica e Scienze, perché ci sono alcuni argomenti che vengono ripetuti e che alcuni pensavano che fosse importante un argomento svolto in prima fosse richiamato in terza da un'altra disciplina, altri invece si pensava che fosse il caso di semplificare il curriculum e di evitare ripetizione dei richiami su un curriculum che è già molto denso, per cui col Dipartimento di Matematica e Scienza abbiamo bisogno di vederci per cercare di ripulire queste parti. C'era la proposta di rimettere in piedi un wiki in cui c'erano le diverse unità montate in svolgimento tra prima, seconda e terza, e che questo venisse fatto anche dalle altre discipline, poter avere il confronto in diretta sull'andamento del lavoro del curriculum trasversalmente tutte le discipline, con un wiki dove riuscire a farlo in maniera abbastanza. Quest'anno abbiamo lavorato su un'attività sulle prime che ha dato dei buoni risultati, è stata un'attività di cooperazione della legge, e l'idea che ci siamo fatti è quella di individuare altre due attività di questo tipo, sia per la seconda che per la terza, fermo restando che abbiamo la necessità di semplificare, nel senso vorremmo semplificare ulteriormente le nostre biasse, nel senso che vorremmo identificare quelle 3-4 attività massimo irrinunciabili e comuni a tutti i colleghi, lasciando poi margine di libertà a ognuno di noi a seconda della classe che ha di poter sviluppare di più o di meno l'argomento, un'attività specifica di comunità. Questo è quanto vi ha deciso. Per il lavoratore espressivo invece sono andato avanti con il lavoro impostato in questi anni, perché 3 anni fa avevamo modificato l'assetto, quindi adesso è in via di consolidamento. Abbiamo riflettuto sul laboratorio, sui cortometraggi, che funziona bene sì, bene no, nel senso che stiamo cercando, cioè il proposito è di introdurre un po' delle attività pratiche propedeutiche alla creazione del cortometraggio, un po' come avviene nel laboratorio di Suspense, che invece ha dei tratti un po' più pratici e operativi già in una prima fase del laboratorio, perché un punto di sofferenza poi ai laboratori è sempre l'aspetto un po' sempre, questo inizio molto lento, e per cui alcuni hanno un inizio più veloce, più pratico e più stimolante. Altri magari si soffermano su una fase di analisi un po' ampia, per cui i ragazzi rimangono seduti al proprio banco ad analizzare dei materiali, sì, sicuramente artistici, sì. Però diciamo che l'idea è un po' di coinvolgerli e renderli attivi un po' dall'inizio, a crociare un po' queste fasi. Rimane un po' sospeso la riflessione su un laboratorio che è i linguaggi contemporanei, per cui non siamo riusciti a fare il punto alla situazione, perché quello che è stato maggiormente stravolto, e quest'estate forse chi non ha i laboratori, gli esami, riuscirà a ragionarci. Per italiano
anche lì abbiamo visto che il curriculum italiano appunto ha la fortuna di essere strutturato molto bene. Pensavamo con i colleghi di però inserire qualche UDS nuova, sempre chi non sarà impegnato con gli esami, perché c'è anche del vecchio materiale, esempio sulla comprensione del testo, che fu caricato ai tempi in piattaforma, e pensavamo di dare una forma un po' più strutturata a queste UDS, perché vengono magari utilizzate ma non sono magari visibili sulla piattaforma con la nuova versione dell'UDS. Questa è l'idea. E l'altra idea era un po', c'è questa unità didattica sull'identità di genere che è stata fatta l'anno scorso, che è una cosa molto interessante, molto nuova, e si ragionava su come farla rientrare magari nel progetto Diventare Grandi. Con la Bartalisi pensava in terza, forse questo grosso lavoro andrebbe integrato in un percorso poi. L'attività su questo, diversi step di lavoro. Il primo step è stato quello di condividere le modalità proprio di di questo tipo di testo a livello tecnico, e dall'altra creare tutta una serie di strumenti, di strutture per arrivare alla produzione di testi di diverso genere, perché alcuni erano espositivi, altri erano di tipo legati alla lettera, all'autobiografia, toccando diverse discipline, proprio per far sì che l'italiano, nell'accezione di italiano semplificato, cioè l'italiano accessibile ai ragazzi con un livello linguistico di A2 e B1, costruendo una serie di, su questi testi semplificati, rielaborati e quindi resi da questo tipo di ragazzi e dalle classi, comunque dal gruppo classi in generale, potessero creare l'esperienza dell'uso della lingua in diversi, della lingua italiana in diversi contesti disciplinari, quindi in storia, in geografia, in arte, in scienze. E poi nell'italiano stesso, quindi l'italiano per l'italiano, ma c'è stato l'italiano per l'arte, l'italiano per le scienze, l'italiano per la storia, e quindi su questa idea, cioè dell'italiano come strumento trasversale di lavoro, quindi l'italiano come lingua di scolarizzazione e di istruzione, abbiamo prodotto i materiali. Lo step successivo è stato, il primo step quindi è stato di raccolta delle idee e di condivisione. Secondo step abbiamo messo insieme le esperienze che, di tipo bibliografico, che potevamo utilizzare, abbiamo creato i materiali, li abbiamo visionati, abbiamo richiesto l'intervento del personale esperto all'interno della scuola, e siamo arrivati alla fase in cui prodotto l'ebook, prodotto i materiali, li abbiamo sperimentati attraverso la somministrazione di un piccolo gruppo ai ragazzini. Li abbiamo sperimentati con gli alunni, e l'ultima fase è stata quella di discuterne anche attraverso il focus group. Quindi questo è stato il percorso. Ci proponiamo per settembre, quindi prima, c'è lei che ve lo può raccontare, di uno, pensare a come poi spendere il materiale nelle classi, dentro la scuola, e come creare formazione all'esterno, cioè questo ci è stato chiesto dal CRAS, dal Centro di Risorse per gli Stranieri, portare la nostra esperienza all'esterno in un corso di formazione per diffondere questa pratica, condividerla e quindi allargarne la conoscenza. Sarebbe interessante se i dipartimenti provassero un attimo a ragionare anche al loro curriculum in funzione
delle competenze e della nuova certificazione delle competenze. Nel senso che quest'anno avete visto, abbiamo fatto quell'operazione che è stata un'operazione alquanto ardita di andare a trasformare competenze in altre competenze e nonché valutazioni fatte in un modo e in un altro modo. Quindi è ovvio, quest'anno ci è arrivato il corso d'opera ed è un po' così. Sarebbe, come dire, importante l'anno prossimo provare a ragionare in altri termini. Con la commissione valutazione ci stiamo studiando un pochino, ci stiamo studiando con coordinamento eccetera, però sarebbe interessante che anche i dipartimenti cominciassero, come dire, a ragionare sul loro curriculum tenendo presente quella certificazione delle competenze, perché poi è quello che noi andiamo peraltro anche a dare all'esterno, cioè è una certificazione che va all'esterno e che quindi deve essere minimamente ancorata, minimamente, dovrebbe essere molto ancorata a quello che viene fatto in termini. Per cui invito i dipartimenti a, come dire, a lavorarci sopra e a pensarci e a provare a pensare anche a delle proposte. So che il Dipartimento di Lingua una proposta l'ha fatta, l'ha anche provata già per quest'anno e ci sono idee anche per renderla, per migliorarla, per renderla più, come dire, più efficace. Se i dipartimenti cominciassero a ragionare in questi termini sarebbe estremamente importante. Stamattina ci siamo soffermati parecchio purtroppo verso la fine, perché ormai era stata studiata un po' in ritardo, proprio sulla tabella per la valutazione delle competenze, e abbiamo fatto questo lavoro, ripeto, affrettato, però che ci è sembrato poi alla fine molto utile, anche come poi è venuto anche valutato alla fine, sull'utilizzo delle tecnologie nell'ambito della ricerca di informazioni in lingua inglese. Quindi abbiamo utilizzato il sito del Lonely Planet per trovare fare un lavoro di informazione su una ipotetica vacanza all'estero in 4-5, non ricordo, paesi diversi, sì, europei e non. Ripeto, è stato fatto poi nonostante la fretta, nonostante il periodo poco felice, e ha avuto risultati buoni. Quindi pensavamo di estenderlo, proprio mettendo anche come parte del curriculum l'anno prossimo, e magari estenderlo alle seconde. Abbiamo avuto 4 moduli di lavoro. Il primo è stato l'adeguamento delle unità didattiche rispetto ai cambiamenti dello scorso, sulla scheda, e abbiamo sistemato le varie unità didattiche all'interno dei vari cicli di lavoro. Abbiamo cercato di completare con difficoltà, abbiamo lasciato ancora completamente fermo il discorso sulla competenza, che era oggetto del discorso legato alla teatralità, ma all'interno della disciplina non ci siamo riusciti a portare avanti, un po' per le difficoltà di tempo e un po' per la complessità dell'argomento, che non riusciamo a trovare la quadra del cerchio. Terzo elemento, voi sapete che quest'anno tutte le terze hanno lavorato con la teatralità all'esterno, questo vincendo delle resistenze antiche e ribadendo che forse era il momento di uscire dalla scuola, ha aperto dei discorsi che stiamo portando avanti con il Teatro Acropolis di Sestri, che ci ha cercato, e con gli organizzatori di Tegras, che ci incontreremo la prossima settimana per vedere quali sviluppi può avere il nostro teatro, tra virgolette nostro, cioè il Teatro Senza Parole, nel mio progetto teatrale genovese. Vorrei aggiungere una cosa rispetto alla teatralità, abbiamo parlato un bel po' di tempo fa con Simone su un corso di aggiornamento, perché in questi anni abbiamo cercato di spalmare le competenze e di lasciare un'eredità poi rimarrà qua per portare avanti il discorso sulla teatralità quando poi gli anziani andranno in pensione. Per alcuni motivi ci siamo riusciti solo di parte e ci sembra
sembrava in quel momento di poter coinvolgere tutto il collegio, gran parte del collegio, in un corso di aggiornamento. Ovviamente noi li abbiamo sempre, cioè io l'ho sempre organizzati, però a pagamento, nel senso che chi ha partecipato ha messo del tempo e dei soldi per fare formazione sulla teatralità con Giuseppe Stella. Io pensavo, se riusciamo a trovare risorse, di organizzare una cosa analoga per il collegio, ovviamente non a pagamento, una giornata, due giorni, ci sembra venuto il momento di, mi sembra molto importante che ci sia questa formazione aperta a tutti. Mi è venuto in mente la esperienza di cooperative learning come esperienza iniziale, strutturata proprio in classe della scuola. Vorremmo portare questa attività all'interno del curriculum, vedere come eccetera. Anche Cecilia prima aveva già detto che il gruppo aveva già parlato della cooperative learning che facciamo, però senza identificarlo in quello e senza avere le caratteristiche qui culturali del cooperative learning vero e proprio, però come finalità c'è sempre stato. Dobbiamo rivedere tutta la parte. Un'altra cosa, il Teatro dell'Ortica ci riproporrà la collaborazione nel progetto e bisogna sondare se ne abbiamo voglia o meno, valutare le forze. Voi fate un'attività molto importante in seconda che i ragazzini amano molto e che io trovo estremamente formativa, che è quella sull'orienteering. Ecco, sarebbe piacerebbe, siccome noi ci abbiamo lavorato l'anno prima con il laboratorio tecnico scientifico e sicuramente geografia ha un interesse grosso su questo, sarebbe interessante riuscire proprio dal punto di vista delle competenze a riuscire a metterci insieme e provare a fare un discorso comune di macro obiettivi, cioè quindi appunto obiettivi non per disciplinari ma di competenza, perché è un peccato, nel senso che quest'anno io li ho visti i ragazzi e mi sono anche chiesta, ma quello che abbiamo fatto l'anno scorso l'avranno riportato, non avranno, sentirà, forse un po' domandato come cosa, e quindi sarebbe piacerebbe uscire. Quest'anno ci stiamo focalizzando più che altro sul consolidare l'integrazione dell'attività all'interno del percorso di laboratorio delle classi seconde, con la finalità proprio di farne una pratica didattica, diciamo, l'obiettivo sarebbe fare una pratica didattica consolidata, no? Da portare anche avanti nel tempo. Comunque, in quest'ottica qua quindi abbiamo cercato di definire meglio le competenze indagate all'interno dei laboratori e abbiamo cercato di rendere più coerente, di stimolare la coerenza dei percorsi, spingendo a creare attività che mettessero i ragazzi di fronte a situazioni diciamo nuove, e che nel senso mettessero alla prova la competenza acquisita e che si sembrava una parte mancante del percorso di sviluppo delle competenze all'interno dei laboratori. E poi abbiamo lavorato nell'ultima parte dell'anno ai questionari di autovalutazione, abbiamo fatto dei questionari online per evitare di sprecare tanta manzogna e anche per avere la possibilità di poter poi leggere in qualche modo il resoconto. Poi è stata fatta una pubblicazione, abbiamo parlato del congresso di grammatica e dell'argomento Smart Doc, questo in collaborazione con la commissione documentazione, di cui faccio parte e fa parte anche Chiara. Nel prossimo futuro, peraltro, poi faremo anche un webinar in collaborazione con CNR, ad esempio, su questo argomento. Yes. E poi e quest'anno abbiamo anche fatto il seminario, diciamo, che abbiamo organizzato per, diciamo, aperto agli esterni, era proprio aveva come
argomento smart talk, che sembra un aspetto abbastanza interessante, anche perché è una di quelle rare proposte che coinvolge proprio una competenza importante, che è quella dell'imparare a imparare, la vita pubblica.